ragazzi, benvenuti in questa puntata speciale di Neoplay, ma anche un po' di New Retro, perché questo qui è il remake del mitico Resident Evil che abbiamo visto qualche giorno fa. E allora, ragazzi, questa volta io andrò a giocare questa demo che è una demo one shot, nel senso che si può giocare una sola volta e dura mezz'ora. Dove arrivi, arrivi. Ok, quindi andiamo a provare la demo. Allora, connessione Resident Evil Net punto no, punto no, punto no. Avviamo il gioco, ragazzi, andiamo a vedere. Adesso spengo le luci della stanza così me lo gusto meglio. Gustiamoci insieme questa demo. Vediamo com'è. Allora, storia, vai. Ma one shot demo, quindi abbiamo mezz'ora di tempo per giocare. Ma questa demo terminerà dopo aver giocato 30 minuti. Questa demo può essere giocata solo se connessi, addirittura. Per Leon S. Kennedy doveva essere soltanto una breve sosta all'ultima fermata della stazione di servizio appena fuori città. Non avrebbe mai immaginato di rimanere circondato da un'orda di zombie. Assieme a Claire Redfield, una ragazza da poco incontrata, Leon riesce a raggiungere Raccoon City, ma è subito costretto a separarsene a causa di un incidente. Ricordate il camion che si schiantava? Dopo aver evitato innumerevoli pericoli, Leon riesce a raggiungere la città di polizia di Raccoon City. Potrà considerarsi sicuro. Quindi, ragazzi, la demo inizia dentro la stazione polizia. Quindi non è come il gioco. Il gioco, allora, vedevo la faccia di Leon è di molto diversa da quella del gioco originale. Guardate un po', è realistica, però è diversa. Allora, la grafica è molto molto bella rispetto all'originale. Se ricordate anche la scena all'interno della stazione di polizia. Però purtroppo non mi piace la palette utilizzata, nel senso che il nero, come vedete, il nero non è proprio nero, è un po' un sporco, un seppia. È un colore sporco. Allora, entriamo qui dentro questo lato, vediamo che succede. Ma io non voglio cioè non voglio essere troppo circospetto, cerco di andare subito dritto perché abbiamo solo mezz'ora di tempo, quindi devo cercare di fare più cose possibili in questa mezz'ora, ragazzi. Ma purtroppo non mi piace la palette, ragazzi. Vediamo un po' se riesco a modificare la gamma un po', perché non c'è più possibilità di cambiare la cosa. Poteva fare solo all'inizio. Qua non si può fare. Mannaggia la zozza. Vabbè, proseguiamo così, ragazzi. Allora, siamo nella stazione di polizia, come vedete. Allora, qui ci dovrebbe essere la stanza quella. Non si apre? C'è anche un poster di una bambina scomparsa. Di quattro persone scomparse. Sento dei rumori. Allora, la mappa è molto simile a quella del gioco originale. Ragazzi, devo riuscire a capire quali sono i tasti. Come si fa a correre? Allora, questo è l'inventario. Qua non si può andare, è chiuso. Vediamo questa porta qui. Qua dovrebbe essere la stanza, quella del briefing. No, è diversa questa stanza. C'è una telecamera. Questa è la stanza delle conferenze. C'è uno stereo. Allora, la grafica è molto bella e anche molto fluida. Pare che vada a 60 fotogrammi al secondo sulla PlayStation 4 normale. Questa qui non è, ragazzi, la Pro non c'ha senso di esistere. Questa qui è una PlayStation 4 normale. La grafica è comunque molto bella, anche se non mi piace il colore. Nel senso, non mi piace il nero, che non è proprio nero. Forse devo io regolare meglio la cosa. Allora, ho trovato dei proiettili. Ok. Posso combinare? Aspetta, vediamo un po' se riesco. Schermo, HDR. Ecco, luminosità, eccola. Maschio in posizione frontale. No, il contrasto deve essere più scuro, eccolo, così va bene. Dai, così dovrebbe andare bene. Conferma. Che cacchio, fammi uscire da qua. Ok, adesso dovrebbe essere un po' più scuro. Siamo quasi come prima, non è, però vabbè, va un pochino meglio, dai, che prima era proprio slavato, proprio se color seppia, faceva cagare. Allora, qua non ci posso andare. Mi conviene uscire, perché comunque ho trovato. Allora, come si fa a correre un po'? Non c'è il tasto della corsa qua. Ah sì, eccolo, eccolo, l'ho trovato. Ah, posso muoverla questa. Non riesco a spostarlo. Ancora sì, ora sì, aspetta.
Ok, l'abbiamo spostato. Mo' vediamo un po'. Corro anche un po' perché sto andando troppo lento, ragazzi. Qua, se ricordate, c'era il Licker nell'originale. C'era il mostro quello con la lingua lunghissima. Ci sono dei cessi. Vediamo questi cessi. Qua c'è un cesso che sta a bordo acqua. Qua tiriamo la catena. No, che c'è? Medikit, spray medico, lo prendiamo. Qua è aperto, ok. Allora, gli specchi ovviamente non riflettono, come tradizione di tutti i giochi, di quasi tutti i giochi. Allora, andiamo da qua. Ecco, qua era il punto dove c'era il Licker, nell'originale. Qua mi sa che l'hanno spostato, perché la gente già lo conosce a memoria il gioco originale. Allora, pistola con struttura in polimeri. Che devo fare? Ah, devo usare un oggetto qui, ma non ho oggetti per spaccare la catena. C'è un cadavere. Ah, qua io so che c'è. Qua io so che c'è il poliziotto quello nero. Poliziotto di colore. No, non posso usare la pistola qui. Mi serve un altro oggetto. Allora, qua se ricordate nell'originale, fuori dalla finestra si vedeva il Licker. Che posso usare qualcosa sulla finestra? Che mi serve? Su questa no, invece, non posso usare niente. Vediamo, apriamo questa. Ti faccio uscire! Chi c'è qua? Ah, questo me lo ricordo, questo me lo ricordo sta scena, ragazzi. Attenzione, questa è una scena forte, eh! Mamma mia, ragazzi. Ovviamente qui con la grafica nuova fa molta più impressione questa scena. All'epoca era spaventosa, ma la grafica era molto più semplice e stilizzata, quindi così fa molta più impressione. Però è una scena splatter. Allora, da qui ho della gente, parcheggio. Questa qui è una mappa fatta alla buona. Dice che dobbiamo scendere sotto la statua e servono tre medaglioni per aprire la statua. Ok. Qua ci sono anche degli appunti su delle statue, delle cose. Porca puttana, sono tutti i zombie di là che. Avete visto come l'hanno ridotto? Meglio che scappo da qua, va. No, altri zombie pure qua! Spara un testa. Mi levate il cappello a questo. Morto? Oh, io scappo, non mi frega niente, pure se non è morto io me ne vado. Andiamo di qua. Chiuso? Ah, come nell'originale Resident Evil 2 si entrava da sta porta qua, si vedeva Licker e dopo c'era Licker sul soffitto. Qua invece è diverso, come vedete. Oddio, che cazzo, è un altro zombie che esce dal muro. Fammela andare, fammela andare. Sono arrivati tutti i zombie qua, oh. Qua che c'è sta accesso, c'era. Eccolo, eccolo. Fermo. Fermo. Due colpi in testa. No, lì è mancato. Tre colpi in testa ed è andato giù. Fammi ricaricare. Faccio l'idrante. Fammi scappare prima che si rialza. Allora qua. Forse posso sparare a sta catena. Fammi provare. Nell'originale non mi ricordo come si faceva. Non mi pare nemmeno che ci fosse quella catena. Qua non posso aprirla, sta porta è chiusa, non si apre. Allora, posso uscire da qua? No. Posso bloccarla, devo riuscire a trovare del legno per bloccare quella finestra lì. Si è rialzato l'altro zombie che sta di qua, vedi? Maledetto. Oh, guardate la faccia scarnificata! Sta cosa non si vedeva certo nell'originale, eh. Dai, mo devi cascare però. Ok, ma adesso dovrebbe essere definitivamente a terra e non rialzarsi mai più, perché sparato 6 proiettili in testa, voglio dire. Allora, qua c'è il tizio di prima. Qua magari c'è qualche oggetto che possiamo usare, pare di no. Devo tornare indietro per forza. Allora, qua ovviamente c'è solo il bagno, quindi mi tocca tornare indietro per qua. Oh, chi è? Cristo,
Altri zombie. È pieno di zombie qua. Ma vediamo un po' se riesco a scappare da qua. Ma no, questo è l'interruttore, devo riaccendere. Come? Questa la posso scassare sta porta? No. Serve qualcosa per rompere quella porta. Ma qua io non vedo alcun. No, cazzo! Quanta quanti su! Ah, lo uscivo 200 volte, fammi scappare, va! Vedo un'altra strada, ragazzi, vedo una... Oh, un altro zombie! Ecco, è andato giù, no, da qua. Questo è tipo un archivio. Ah, ci sono gli assi di legno con cui devo attappare la finestra. C'è anche un altro oggetto, altri proiettili. Ricarichiamo la pistola. Allora, qua io sono entrato da qua, ma c'era un'altra uscita qui. Qua è chiuso. Che è sto coso? Serve il fusibile qua, che non c'ho. Siamo riusciti qua. No, cazzo! Chi è che mi sta salvando? Mamma mia. Chi è che mi salva? Ah, è poliziotto nero. Per ora. Grazie. Marvin Brand. Parecchio diverso anche lui come faccia, c'è eh? Un altro agente, io. Alzati. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Ok. Quindi adesso abbiamo incontrato. Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma l'ho rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora, prendi questo. Non posso prendere. Zitto! Coltello. E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare. Ecco. Parole profetiche, O scappi. Chiaro? Sì, signore. Perché, come avrete notato, il poliziotto è stato morso, è stato ferito dai zombie, quindi ovviamente succederà quello che già sapete. Comunque, è strana sta cosa che... in alcuni momenti il gioco va a 60 fotogrammi al secondo, in altri momenti invece va a 30, cala. Non so perché. Devo trovare accesso ai sotterranei. Allora, questo qui per ora lui sta bene, per ora. Mo. Allora. Lì è da dove siamo arrivati, da qua. Ho scritto keep out, proprio in stile Walking Dead. Allora, qua è chiuso, non si può andare. Qua ovviamente mi serve il coltello per aprire, come esattamente come Resident Evil 7, ricordate, si faceva più o meno la stessa cosa col garage. Se avete visto le prime puntate della mia serie, mi sto portandola. Andiamo a vedere un attimo la statua, però, voglio vedere un attimo la statua. Lo so che non dovrei perdere tempo, però, come vedete manca, ci vogliono 3 medaglie.
Andiamo là. Io so, lo so che sto procedendo alla cacchio, ma è perché non voglio perdere tempo a esplorare. Io di solito nei giochi me li gusto, perdo tempo, guardo in giro. Stavolta non ce lo possiamo permettere perché abbiamo solo mezz'ora di tempo. Poi la demo scade, si autodistrugge, esplode e tutto quanto. No, in realtà no, io credo che in realtà semplicemente la demo si resetta e devi ricominciare da capo se vuoi giocare ancora. Perché tutti si pensavano prima che uscisse sta demo, qua c'è l'Iker, ragazzi, qua c'è l'Iker. Tutti si pensavano quando usciva sta demo che con ogni account si poteva fare solo mezz'ora e poi non si poteva più andare nel gioco. E invece no, quanto ho letto nella descrizione di questa demo, c'è scritto che se scade la mezz'ora, la demo finisce, ma poi tu se vuoi puoi ricominciare. Guarda la faccia, tutta squarciata. Fa impressione, guarda. Mamma mia, guarda. Chi è stato a fare questo? Nel gioco originale c'era un cadavere qui, ma era molto meno spaventoso. Guardate un altro, qua ce n'è un altro appeso. E qua nell'originale, alla finestra prima vediamo l'Iker che passava e poi sul soffitto c'era l'Iker. Qua non c'è, sul soffitto l'Iker c'è questo impiccato. Allora, serve una chiave a forma di trifoglio. Oh cazzo! Mi si è aperta la capoccia, oh, guarda! Mamma mia! Quello lo conosciamo noi! Marvin, poliziotto che abbiamo incontrato prima, poliziotto del mese c'è scritto. Vediamo qua che c'è. Questa è tipo una cassetta. Allora, potrei usare le assi qui. Che faccio? Le uso subito, così è. Le usiamole subito, così evitiamo che arrivino i zombie da qua. Vai, ok. Benissimo, andiamo avanti. Zomboide, non ci provare, eh. Qua le assi me le usai qui, mannaggia, purtroppo le ho sprecate lì. Non le posso più usare qui, mannaggia. Infatti mo spacca il vetro, sta maledetta. E qua. E uno, due, tre. Oh, ti do tre colpi, oh, devi morire. Infatti è moruta. Quanto un po' si rialza la stronza, guarda. Allora, qui ci dovrebbe essere. Ecco la sala delle riunioni, eccola. Me lo ricordavo. Allora, questa è la tessera che apre il magazzino delle armi. C'è scritto. Proiettili. Qua che c'è, documenti. Rapporto, ma non siamo a leggerlo perché comunque la storia, prima cosa, un po' la conosciamo e poi anche perché se mi fermo a leggere tutto quanto, poi scade il tempo della demo. Ci abbiamo la mappa della stazione polizia. Qua che c'è? Qua posso andare qui in questo corridoio, però aspetta, prima ho visto che là c'è un altro oggetto. Aspetta, prima proviamo a entrare dentro a sta porta. Ah, pure qua c'è la catena del cacchio, devo per forza entrare qua allora. Sta cosa non c'è nel gioco originale, eh. Sta cosa. A me non mi. Ah no, c'era, c'era. Ma che mi ricordo, c'era. Bravo, stronzo. Allora. Andiamo di qua, qua è tutto chiuso. C'è per terra qualcosa, c'è un cadavere. Che ci dà un po' di proiettili. Niente, qua è chiuso, devo andare per forza avanti. Andiamo da qua, è pieno di sangue qui. Qua si entra. Qua che c'è? Un computerino. Mi serve un codice che al momento non ho. Forse devo leggerlo su quel documento, non lo so. Terminare armadietti, tasti di ricambio sistemare il più presto possibile. Mancano dei tasti. Quindi bisogna prima trovare pure i tasti qua. Mancano due tasti, infatti. E sta enigma non c'era. Ah, per prendere sta roba. Ci sono degli oggetti qui che vanno presi. Vanno presi. Mi ricorda, sai cose? I distributori quelli da merendina. Ah, ora sto stronzo si è svegliato. Oh, gli ho aperto la capoccia con proiettili. Oh. Incredibile. Non me l'aspettavo sta cosa. Allora, armadietto. Però aspetta, vediamo se ce ne sono altri. No, c'è solo questo d'armadietto, quindi non posso scegliere.
Usa, vai. Adesso mi dovrebbe dare il fucilotto. Eccolo. Prendiamo il fucilotto. Prendiamo le munizioni del fucile. Posso cambiare arma così. Ricarichiamola. Qua ci sono... Ho sentito dei rumori molto brutti e pesanti. L'ho sfonnato praticamente. Guarda, ma guardate com'è fatto bene. Cioè, com'è fatto bene. Non solo io ho fatto volare il cappello, gli ho fatto volare pure la pelle e tutto quanto. È rimasto il teschio nudo praticamente. Andiamo a West Office. Qua è tutto buio. Qua abbiamo trovato polvere da sparo. Poi qui che c'è? Usare la polvere da sparo. Ok, bisogna combinare risorse. Oh, oh, attenzione. Ho sentito un muraccio. Ho ancora... Benvenuto Leon, questa è la bella festa di benvenuto che ci stanno dando. Porca troia. E devi morire. No, ma devi morire. Ma io ho sparato 200 colpi in testa e mica morivo sto stronzo. Oh, è andato giù finalmente. Maledetto. Cosa c'ha qui? C'è il coltello. Ce lo riprendiamo perché gli si era conficcato. Qua serve la chiave di picche che non abbiamo. Oh, anche un altro. Ma guardate. Ma che... Cioè, intanto spreco un colpo, mannaggia a me. Allora, cassaforte. Serve la combinazione che non ho. Porca vacca. Che ovviamente non posso certo sperare che la combinazione sia la stessa del gioco del 98, eh. Dell'originale. Oh, quello si è rialzato con lo stronzo, vedi? No, era impressione mia. Fammela andare prima che si rialzo. Siamo stati qua, non ci sono stato. Oh, quanti zombie là, oh. No, è uno solo, però fa casino. Oh, come per tre. Questa, ecco, sto pezzo, ragazzi, somiglia al pezzo della villa, ve lo ricordate? Allora, mo io acchiappo questo e lo vado subito a mettere alla finestra, sennò questo entra e rompe i coglioni. Quindi mettiamo il legno qui. Ok, fatto. Mo acchiappa la piantina. Perfetto. Questo era un punto di salvataggio nell'originale, se mi ricordo male. Benefici delle piante. E infatti sì, c'è la macchina da schiere. Però stavolta non c'è la musica. Nell'originale, se vi ricordo. E non si può salvare nella demo. Guardate che stronzi. Non si può salvare nella demo. Allora, nell'originale, se ricordate, c'era... Cos'è questo? Altra polvere a sparo, lasciamo qua per ora. Altri proiettili, questi mi frego invece. Allora, se ricordate nell'originale... aspetta, apriamo qua, che posso usare? Posso la polvere a sparo e una piantina. Poi se altra polvere a sparo la dovrei mettere dentro. Però non posso perdere tempo, ragazzi, perché comunque la demo è limitata. Io sta roba che sto mettendo nel coso non la userò mai. Deposito, vai. Dicevo, nell'originale, quando vai in una stanza di salvataggio, c'era la musichetta quella tutta tranquilla che faceva blim 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 blim. Allora, i negativi contengono prove, non lasciateli incustoditi. C'è una piantina strana, rossa. Ah, questa è rossa invece, non è rossa, è viola. Che rossa? È fucsia. Allora, qua i negativi, ci sono delle foto. Matilda, che devo fare? Devo usare qualcosa qui con queste foto, ma non c'ho nessun oggetto da usare al momento. Quindi ce ne torniamo indietro. Come vedete, allora, voi non lo vedete perché il gioco lo vedete a 30 fotogrammi al secondo, però il frame rate è sbloccato e a volte va tipo a 60 fotogrammi al secondo, altre volte va tipo a 30. Allora, sto pezzo, dicevo, somiglia al pezzo della villa, se ricordate quando ho fatto il gameplay sul primo Resident Evil, si è visto sto pezzo, che quando si saliva sulla scalinata... C'era un pezzo simile a questo. Ma qua già è diverso però, eh.
c'è niente di... Aspetta, sì, c'è una cosa, c'è un'altra piantina rossa. Me la frego. Allora, se io unisco la piantina rossa con la verde, dovrei ottenere... Sì, lo so, dovrei ottenere un super curativo. Eccolo qua, come nell'originale, perfetto. Fortuna non l'hanno tenuta questa cosa all'originale, non l'hanno cambiata. Che era una meccanica che funzionava bene. Oli mortacci tua, che colpo mi sono pigliato, regà. Ma è vivo? È uno zombie vivo o un zombie morto? Vabbè, io... Però... Ah, servono... Gli posso schiattare la testa? No, non gli posso schiattare la testa a sto stronzo. Allora, per entrare qui mi serve una valvola, altrimenti mi brucio col vapore, vaffancupolo. Allora, apriamo qua. Allora, c'ho proiettili del fucile, qua zero. Allora, io tanto sai che faccio, quasi quasi metto il fucile, perché comunque questi proiettili del fucile li devo usare. Qua abbiamo già visto, non c'è niente, torniamo indietro. Qua c'è sta stronza, qua che secondo me si alza da un momento all'altro, eh. Devo trovare altre cose, devo... Oh, oh, oh! C'è uno stronzo qua, aspetta, aspetta. Vado di fucile. Mamma mia, che botta che ho dato. Ma non è morto? Ma di mortacci sua. L'ho squartato, se tutte le ossa non è morto. Ok. Oh, guarda, sto stronzo ha aperto la finestra, però... Dove vai, ciccio? Guarda che... guarda come fa lo stronzo che mani... Guarda, non vai da nessuna parte che ho messo le assi di legno, disgraziato. Allora, qui che c'era? Qua ci siamo stati prima. C'è il punto di salvataggio e la camera oscura. Ci serve un agente chimico per la camera oscura, eh. Qua dove c'era il poliziotto corpulento. E qui a sinistra non ci sono andato. E infatti non c'è niente. Ah, il poliziotto corpulento sta provando a rubare gli snack. Guardate i snack. Andiamo da qua. È chiusa. Porca vacca, dove vado qua? Non c'è un modo di andare avanti. Qua c'è un altro cadavere. Do cacchio vado qua. Ah, perché io sono sceso giù dal vetro che stava sopra. Non si può risalire nel vetro, quindi qua... Finché non trovo un'altra via d'uscita sono abbastanza bloccato qui, eh. Portarci due. No, 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 vaffanculo. Devi morire. No, ho lisciato. Oh, io ho aperto la capoccia come un melone. Adesso ci riprendiamo il coltellaccio, che però come vedete c'è una barra bianca sotto il coltello, se lo vedete, e quello è il grado di usura. Praticamente quando la barra finisce il coltello si spacca e non lo può più usare. Ed è una fregatura, perché quando mai si è visto il coltello che lo usi 4 volte e si spacca? Quando mai si è visto? Vabbè, anche questa è una meccanica di gioco, fatta apposta per aggiungere tensione, altrimenti... Oh, rieccolo con lo stronzo di prima. Oh, ma allora ce fai? Ma vaffan... Vieni qua. Vieni qua. Volevo pure sbrigare che... No, no, no! Caduto? Ok. Devo pure sbrigare che qua il tempo è limitato, eh. Allora, probabilmente mi sarei dovuto leggere più i documenti, che magari c'erano indizi per aprire la cassaforte, per i codici... Che cazzo è che strilla? Oh, rieccolo, questo è un altro. Ma non eri morto? Mannaggia te. Ti è beccato questo. Ma che... Oh, gli ha fatto morire. Oh, vaffanculo, va. Porto sull'operazione, 2:30, fogne infestate dal coccodrillo, già sappiamo sta cosa. Perché lo sai che in America i coccodrilli vengono fuori dalle fogne, lo diceva pure un famoso cantante. E qua purtroppo non c'è nessun posto dove andare. Vediamo un po' se si aprono questi armadietti. Altre munizioni per noi. Qua è tutto chiuso. E niente, se ne dobbiamo andare. Qua già ci siamo stati. No, qua ci siamo stati appena adesso. Vaffan bene. Mi sono perso, ragazzi. Mi sono perso. Vediamo un po' se c'è la mappa. Ecco la mappetta. Allora, la mappetta qua ci dice che dovremmo andare... all'archivio... No, l'archivio è chiuso.
Sans briefing è chiusa. Qua è tutto chiuso, però dove cacchio vado? Provo ad andare al piano di sopra, fammi tornare indietro al dove c'è la statua, prima a salire le scale, perché qua non posso più fare niente, mi servono degli oggetti che qui non ci sono. Allora devo provare a ritornare nella vetrata, se la trovo. Dov'era la vetrata? Qua? Eccola. Ma non ci passo, non ci posso rientrare. Sono una merda, ragazzi, perché non posso tornare indietro. Qua, da qua non posso tornare. Cazzarola. Studiamoci meglio la mappa, però mi devo sbrigare perché c'ho poco tempo. Allora, dietro di me c'è la sala del briefing. Dice, ma... Ah no, è da dove sono uscito qua col vetro, non posso più andare. Poi, allora... qua... Se vado dritto e poi a destra... no, è chiuso, e non ci posso tornare dove stavo prima, vedete, proprio zero. Ragazzi, sto miagolando nel buio, non so dove devo andare. E c'ho pure la prescia al sedere perché c'ho la fretta, perché qua scade la demo. Qua il salvataggio ovviamente non ce lo fa usare, l'infame di gioco. Sì, armadietti non si aprono. Qua non posso usare niente. Allora, intanto io faccio poso l'erba rossa. Che poi la rossa in realtà è viola qua. E non posso nient'altro, adesso mi serve tutto. Andiamocene. Allora, qua ci sono stato. Sì, andiamo su, rientriamo sopra. Sicuramente. Ahia, con le zampe, quello me lo acchiappa. Sicuramente con. Ci manca qualcosa qui, eh. Non ho fatto qualcosa qui al piano super. Ah, aspetta, si fanno ancora più. Siamo andati. Che poi sarebbe il secondo, perché piano terra, uno secondo. Allora, qua non ci sono stato prima, vediamo un po'. Altre munizioni, ce le becchiamo. Poi... qua c'è un buco. C'è una... No, come grazie per aver giocato! C'era un'ombra! L'avete vista? Ma è passata mezz'ora di gameplay e mi hanno preso per il culo. Hai scoperto... Oh, ho giocato per 30 minuti. Mannaggia la zozza, ragazzi, sto a rosicà perché c'era... Avete visto? C'era l'ombra, però era l'ombra di un manichino, sono sicuro. Io sto a rosicà, ragazzi. Vabbè, comunque il gioco è bello, eh. Il gioco è bello, è fatto bene, ricorda molto l'originale, però ovviamente la grafica è molto più bella, molto più elaborata, molto più realistica. E hanno cambiato alcune cosette, eh. Non è tutto uguale. Vabbè, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi. Allora ragazzi, piccola postilla. In pratica durante il gameplay io vi avevo detto che la demo non era autodistruggente. Invece è così, è proprio così, invece a dispetto di quello che hanno scritto nella descrizione dello store, del PSN Store, in realtà succede che se noi esauriamo la mezz'ora di gioco, poi se riproviamo a giocare, come vediamo ci viene detto che il tempo è scaduto. Infatti vediamo in alto a destra c'è il timer con scritto 0. Vuol dire che non possiamo più giocare. Se io provo a giocare, mi dice il tempo è scaduto. Vaffanculo. Però, ragazzi, c'è una cosa. Visto che io sono magnanimo, vi svelerò un segreto per poter rigiocare questa demo, anche se Capcom non vuole. Il metodo è molto semplice: basta che voi accedete alla PlayStation 4 con un secondo account. Molti di voi sicuramente hanno più di un account sulla PlayStation 4. Ok, se non ce l'avete, ne create un altro, create un secondo account. Ok? Una volta creato o accesso al secondo account, basta che fate partire il gioco senza doverlo riscaricare, già sta dentro la memoria. Con un altro account, se fate partire la demo, avrete un'altra mezz'ora per provare il gioco, ma ovviamente il gioco rinizierà dall'inizio della stazione di polizia. Quindi è così, ragazzi. Ma adesso andiamo a vederci il trailer insieme, lo commentiamo. Tra il d'annuncio ci sono tre trailer, vediamocelo un attimo. Ok, questo è il trailer d'annuncio, fa vedere la stazione di polizia e qua tutti dicono, oh, guarda come l'hanno fatta. Questa è la città distrutta dall'invasione zombie, dall'epidemia. Oddio, che era questa roba?
What the? Is anyone here? Jesus. They're everywhere. Così tanti non c'erano nella demo che abbiamo giocato e magari più più avanti ci sono. Ma è impressionante sto gioco, ragazzi. Quello era Licker, l'avete visto per un attimo? Si è visto Licker, la piccola Cheryl, si è vista Ada Wong. Mamma mia, giocone ragazzi, giocone veramente. Adesso vediamo il secondo trailer, che è lo story trailer. Vediamo un po' che dice. Claire Redfield. Che non ci somiglia per niente a quella del gioco originale. Questa è la figlia di Birkin, eccolo qua Birkin, che è mutato. Un po' spoilerante forse questo trailer, perché magari... Vabbè, noi l'abbiamo giocato tutti, di Resident Evil 2, però chi non l'ha giocato... Leon. Get down! Come on! I'll be there! I'm sure you beat me here. By the way, rumor has it go straight to your underground lab. Lab? Il cane, adesso il cane zombie, eccolo. You gotta be kidding me. Eh sì. Mamma mia, i cani quanto gli odio. Nei Resident Evil sono proprio bastardi i cani, perché sono veloci. Ecco Ada Wong. What's going on here? Sorry, that information's classified. Che è molto diversa dal gioco originale, perché nel gioco originale era molto sgargiante come vestito, invece qua c'è il trench. E giustamente una spia, sembra più una spia qua, no? Identify yourself. Stop! You'll never get the G-Virus! Sherry, come on! Daddy, no! Claire, wake up! After you. G, thanks. E là è quando arriva il coccodrillone, ragazzi. Per chi si ricorda il gioco originale, che c'era il coccodrillo gigante. Allora, ultimo trailer, one shot special trailer. Questo appare alla fine della demo, che prima non ve l'ho fatto vedere perché ho troncato, ma ve lo faccio vedere adesso. Scopri cosa ti aspetta, Re, con la Re di Resident Evil. Coccodrillone. I'm not handing over anything! Jesus Christ! Who's that? You don't know what you're up against! The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Il reset del 2. Si è visto per un attimo Ada Wong senza il trench e sotto c'aveva il vestito quello da sera. Questo è Hank della squadra Alpha, quindi ci sono anche The Mercenaries, una cosa del genere. Ci sono le fogne qui. Cos'è quello? Questo è Tofu, è Tofu! È tornato Tofu, ragazzi! È tornato Tofu! Cos'è Tofu? Alcuni lo sanno. Però stavolta c'è veramente la forma di un pezzo di Tofu. Tofu probabilmente è un personaggio che si faceva nelle modalità extra dei vecchi Resident Evil. Vabbè, ragazzi, per questa volta è tutto. Questo era Resident Evil 2, la one shot demo che abbiamo un po' esplorato. Se volete scaricatevela, così ve la spolpate anche voi, e vi ho già detto che se volete giocarla più di una volta, cosa che la Capcom vi vuole impedire di fare, se io adesso vado su Storia e provo a giocarci mi dice di no, non mi fa giocare, c'è un modo, ovvero giocarci sulla stessa PlayStation 4 senza riscaricare il gioco. Basta che
ci accedete, ci giocate con un altro account, con un account secondario. Potete benissimo crearvene uno e vi sparate un'altra mezz'ora di Resident Evil 2. Ok ragazzi, per questa volta è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio di Neo Play. Ciao ragazzi, alla prossima.